Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Giro oggi la seconda parte del bookshelf tour, quindi se vi siete persi la prima parte ovviamente vi lascio il link qui e nell'info box, andate a recuperarla, nella quale vi parlo non solo della libreria in generale, quindi faccio una panoramica, ma vi parlo delle prime due librerie che vedete qui alla mia destra. Oggi invece affrontiamo le ultime due librerie che contengono i miei libri e, come ho detto l'altra volta, cerco di presentarveli in una maniera un po' diversa. Vi farò vedere sì il contenuto di ogni scaffale, ma non ogni singolo libro, altrimenti verrebbe un video troppo lungo, ma di ogni scaffale vi consiglio due o tre titoli, quelli che mi sono piaciuti di più o quelli dei quali ho parlato meno sul canale e che mi sento invece di consigliarvi. Prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanella in modo da non perdere nessuno dei prossimi video, anche perché ne arriveranno anche di molto importanti, e se non lo fate già di seguirmi su Instagram, io sono Martina Tazza. Bene, possiamo cominciare. Sul primo scaffale ho racchiuso i libri gialli o thriller con copertina rigida. Come ho detto anche nell'altro video, i miei libri sono organizzati principalmente per genere, diciamo, e poi ogni scaffale contiene i libri in, diciamo, in ordine d'altezza, quindi dal più alto al più basso. Il primo libro che mi sento di consigliarvi è Sedi di Courtney Summers, un libro che vi saprà veramente sorprendere. È raccontato da due punti di vista: il punto di vista di Sedi, la protagonista, che racconta la sua vicenda nel momento presente, e invece dei podcast che racchiudono interviste e riflessioni fatte da un conduttore radiofonico che ha indagato successivamente su quella che è la storia di Sedi. Insomma, un libro che vi saprà sorprendere fino all'ultima pagina. Altro libro che vi consiglio è La figlia modello di Karin Slaughter. Questo libro ho letto, anche questo un bel malloppone, condiviso anche questo con il mio babbo che è un amante del genere. È un thriller fantastico perché diciamo tutto nasce da un evento scatenante avvenuto nel passato, e poi i personaggi che sono stati coinvolti in questo evento hanno portato avanti le loro vite. Nonostante questo, quell'evento continua a sorprendere, continuano ad esserci colpi di scena legati a questo evento scatenante durante tutto il libro, che sapranno farvi cambiare idea e sorprendervi pagina dopo pagina. Veramente un bellissimo thriller. Altro scaffale che racchiude gialli e thriller è quello sottostante. In questo caso trovate anche tutta la raccolta dei racconti di Sherlock Holmes e il primo libro della trilogia Uomini che odiano le donne, che poi è stato il libro che mi è piaciuto di più e è l'unico che ho voluto tenere. Di questo scaffale vi consiglio La moglie dell'aviatore di Melanie Benjamin, e devo essere sincera, non so perché è finito su questo scaffale, perché non è un vero e proprio thriller, però è un romanzo storico che racconta la storia della moglie di Charles Lindbergh, il primo uomo che ha sorvolato l'oceano, quindi dall'America è arrivato in Europa. E l'autrice si è molto informata sulla storia, la psicologia, il vissuto della protagonista. Poi loro sono, diciamo, una coppia molto famosa che è anche stata oggetto di uno scandalo davvero terribile, e quindi, insomma, per gli amanti dei romanzi storici questo è perfetto. L'altro libro che vi consiglio è La ladra della primavera, meraviglioso. Questo libro racconta la storia della modella che è stata, diciamo, rappresentata nella primavera di Botticelli. Questa modella non viene pagata e quindi come risarcimento decide di rubare la bozza del dipinto tanto famoso. Peccato che quella bozza racchiuda un segreto e improvvisamente lei si renda conto di essere in pericolo di vita. Mi sono dimenticata di dirvi che la protagonista, quindi questa modella, è una prostituta e chiede l'aiuto di un frate per riuscire a sfuggire alle persone che la stanno inseguendo. Un libro veramente molto carino, ne sento parlare troppo poco perché secondo me è un libro che merita di essere letto. Lo scaffale sottostante invece racchiude i miei libri, nel senso che ho alcune copie del mio romanzo Viaggi tra sogni di carta, e ho anche, ve la faccio vedere qui, quella che io feci stampare subito dopo aver finito
finito di scrivere il mio manoscritto in copisteria e poi ho regalato ai miei genitori per Natale in modo che potessero leggere la mia storia e aiutarmi anche nella correzione prima dell'invio alle case editrici. All'epoca avevo scelto questa foto e il titolo era Racconto di viaggi tra sogni di carta, che poi è diventato solo Viaggi tra sogni di carta, però ho voluto tenere anche questa perché è la copia in realtà di mio marito, perché insomma è un bellissimo ricordo. Inoltre questo scaffale contiene anche la mia raccolta di libri in inglese che ancora non ho finito di leggere nonostante me lo riprometta ogni anno. Di questi libri vi consiglio chiaramente il mio libro Viaggi tra sogni di carta se ancora non l'avete letto, il mio primo romanzo, e per quanto riguarda invece i libri in inglese vi suggerisco The Night Circus. Io non l'ho ancora letto ma l'ho comprato perché ne avevo sentito parlare benissimo. So che in realtà finalmente è tornato anche in italiano. Io se lo trovo vi lascio ovviamente il link dove potete comprarlo, quindi Il Circo della Notte. Io la versione in inglese prima o poi ce la farò a leggerla. Lo scaffale sottostante racchiude i libri che non sono romanzi. In realtà c'è un po' di tutto. Ci sono libri sull'adozione, libri di crescita personale, libri che parlano di yoga, insomma veramente un po' di tutto. Comunque non sono libri, non sono romanzi. Di questa serie, che anche qui è stato difficile scegliere qualcosa, solo pochi libri da consigliarvi perché ve li vorrei consigliare tutti, ho deciso di parlarvi di Dove nasce l'arcobaleno di Andrea Caschetto. Se non lo conoscete, lui è andato a seguirlo su Facebook, è una persona fantastica, un ragazzo che ha deciso di dedicare la sua vita ai viaggi dopo aver subito un'operazione per un tumore al cervello. Ha deciso appunto di dedicare la sua vita ai viaggi e lui gira per il mondo negli orfanotrofi per giocare con i bambini e portare loro un sorriso. Un progetto meraviglioso. Oltretutto Andrea Caschetto utilizza tutto quello che guadagna dalla vendita dei suoi libri per finanziare questi viaggi e per aiutare i bambini, ed è oltretutto un libro veramente molto molto bello, un libro che lascia sempre un sorriso nonostante le situazioni difficili che lui si trova ad affrontare. Un altro libro che vi consiglio, in questo caso parliamo di adozione, è Sarò vostra figlia se non mi fate mangiare le zucchine. Primo libro che ho letto sull'adozione e il libro che mi ha segnata sicuramente di più. Oltretutto questo l'autore Tommy Di Bari racconta un'adozione in Italia con una bambina non piccolissima, quindi mi ritrovo veramente molto. Forse questo era un libro che in qualche maniera doveva anche un po' definire il nostro percorso. Infine vi consiglio un altro libro, quello di Enzo Bianchi, che è un priore della comunità monastica di Bose. Ero straniero e mi avete ospitato. Bellissima riflessione sugli insegnamenti della Chiesa Cattolica sull'accoglienza dello straniero. Letto in un periodo in cui questo argomento continua a far discutere tanto, penso possa essere una lettura illuminante. Infine l'ultimo scaffale di questa libreria racchiude una serie di libri acquistati in edicola di Jules Verne. Devo dire che la collezione in realtà comprendeva più di 50 libri e ovviamente mi sono dovuta fermare prima, però ho preso la prima parte che conteneva comunque molti dei titoli più famosi di quest'autore. Non ne ho letti nessuno per il momento, però vi voglio far vedere le copertine giusto per rendervi conto della loro bellezza. Questo è un esempio, sono tutti in copertina rigida, molto ruvida, con questi diciamo disegni anche non so, olografici, come si possa dire, comunque bellissimi, quindi edizioni curatissime e anche con delle meravigliose immagini all'interno. Questa per esempio è un'altra delle copertine. È una collezione fantastica che anche se la leggerò magari tra tanto tempo, sono felicissima di averla in libreria. Bene, questa era la libreria alla mia sinistra. Adesso passiamo all'ultima libreria. Questa in realtà è praticamente vuota, ma in realtà noi abbiamo degli scaffali vuoti, sia per quanto riguarda la mia parte che quella del maritino, perché questo ci permette di essere liberi nei prossimi anni di poter acquistare nuovi volumi, perché sappiamo che siamo due grandi lettori e quindi comunque avere dello spazio disponibile ci permette di acquistare con un po' più di relax. Ecco, in questa libreria ho sistemato i libri nell'ultimo scaffale e sono quelli che fanno parte un po' della mia adolescenza, quelli più vecchi che ho portato qui in questa casa dopo che mi sono sposata. Di questi libri mi sento di consigliarvi Il viaggio di Parvana di Deborah Ellis, un libro che può essere letto anche dai ragazzi
ragazzi in realtà, ed è la storia di una bambina che vive a Kabul e che lotta per la sua vita. È un libro bellissimo, anche di questo se ne parla poco, ma secondo me dovrebbe addirittura essere letto nelle scuole. Altro libro che vi consiglio invece è Il Miglio Verde. So che la storia è molto conosciuta, quindi non avrebbe tanto senso consigliarvi qualcosa di tanto famoso, ma in realtà lo faccio perché in pochi hanno letto il libro e molte più persone hanno in realtà visto il film. Quindi io vi consiglierei di recuperare il libro. Io non ho mai visto il film proprio perché il libro mi era piaciuto talmente tanto che non volevo dimenticarmelo. Non volevo dimenticare le scene che la mia mente aveva creato dietro le parole di Stephen King. Infine, sempre su quello scaffale sono presenti i libri che non mi sono tanto piaciuti, che ho letto o che non ho terminato di leggere e che quindi non voglio tenere nella mia libreria perché non sono libri che mi sono piaciuti particolarmente. Li tengo tutti insieme da una parte perché alla prima occasione di venderli o regalarli so già dove sono, li posso prendere e portare insomma dove devo. Di questi libri ve ne faccio vedere uno giusto per così per curiosità, ed è La Regina Ribelle. In realtà questo libro non mi è dispiaciuto perché è la storia di Eleonora di Aquitania, quindi della sua vita, una donna che è diventata regina due volte, quindi un romanzo storico, ma che io a tratti ho trovato un po' pesante, un po' noioso, forse anche troppo dettagliato, nonostante ovviamente i dettagli in un romanzo storico siano importanti, però per me rallentavano un po' la lettura. Quindi diciamo che l'ho letto sì volentieri, ma non è un libro che mi ha particolarmente colpita tanto da volerlo tenere nella mia libreria. Ultimo scaffale, questo contiene pochi libri, sono i libri che devo ancora leggere, i libri che mi sono arrivati nell'ultimo periodo e che tengo da una parte perché anche in questo caso, quando ho finito un libro, so dove dirigermi per prendere quello successivo. Ho per esempio Venuto al mondo della Mazzantini, consigliato dalla mia libraia di fiducia, che è anche una mamma adottiva e che quando insomma parliamo di questo percorso ha deciso anche di consigliarmi questo libro. Oppure Ho ragioni per continuare a vivere di Matt Haig, penso si pronunci, sapete che io adoro questo genere di libri che trasmettono positività e lui è un maestro. Oppure Fidanzati dell'inverno, che è il primo di una tetralogia, credo, che ha veramente spopolato, che è piaciuta tantissimo e è uscito adesso l'ultimo volume, quindi ho recuperato il primo e questo spero di leggerlo al più presto, anche perché è sì un bel librone, però è scritto abbastanza grande. Bene ragazzi, il video finisce qui, spero che vi sia piaciuto e abbiate avuto l'occasione di conoscere qualche titolo che magari prima non conoscevate e che vi possa interessare. E io niente, vi saluto e ci vediamo prestissimo con un altro video. Ciao!